Ciao, benvenuti alla lezione di ginnastica metabolica, al percorso anticellulite. Per la lezione di oggi ci servono, allora andiamo con ordine, acqua, pronta là, il mio bicchiere là pronto, oggi ho il bicchiere, sì, a volte sai che ho bicchiere, bottiglia, eccetera, bevi più che puoi, non durante la lezione solo sorseggiamo, alla fine sai che andiamo di glu glu glu, ok? Scarpe da ginnastica, tranquillo, non saltiamo, però la lezione è lunga, quindi ti suggerisco la scarpa ginnica. Vediamo se mi ricordo tutto. Suderemo un po', quindi asciugamano. Il cuscino spesso ormai conoscete, quando vedete il cuscino rosso sapete che è un cuscino piuttosto spesso che va in abbinata con la sedia, ma suppongo a casa abbiate una sedia comoda di facile reperibilità. Fascia elastica, loop, ok? Il loop lo puoi in realtà realizzare anche facendo un nodo alla fascia elastica. Pallina. Meglio la pallina da tennis o anche le sticky balls, quelle con le punte, e un peso, io direi non superiore a 1 chilo, ok? Quindi un leggero carico. Molto bene, quindi scarpa da ginnastica, acqua, 60 minuti di tempo, materassino, sedia, cuscino, loop e fascia elastica, anche solo la fascia elastica a cui puoi fare un nodo per realizzare il loop, pallina e pesi, e asciugamanino, ok? Quindi iniziamo e intanto ti spiego cosa andiamo a fare. Iniziamo con il go-in, con un'attivazione. Ideale fare al mattino questa lezione perché veramente poi ci dà una bella carica, anche se nella parte finale saremo un po' stanchini, e un po' stanchine, però tranquille, dopo ti ricarica proprio i sistemi energetici, metabolici. Voilà, andiamo a scaldare bene l'area lombare, picchiettando con il taglio interno delle mani l'area dei lombi e con le nocche, quindi i pugni delle mani sono chiusi, rivolti verso il sacro, vado a frizionare con energia l'area sacrale. Quindi Tarzan, ormai questo esercizio, con Tarzan si capisce nell'immediato l'esercizio. Respira profondamente, rilassami le spalle. E quindi con la mano destra, il pugno destro, picchietto l'area a sinistra della spalla, il trapezio, e scendo via via sul braccio, poi risalgo dall'altra parte, picchietto, vai. Allora, intanto ti spiego un po' cosa andiamo a fare. Prima riscalderemo ancora le articolazioni, quindi caricami un pochino le braccia, le gambe, voilà. Partiamo dall'alto, ruotando il capo da destra a sinistra. Come ti dicevo, partiamo con lo sciogliere le principali articolazioni per rendere il corpo veramente pronto ad accogliere i successivi esercizi della parte, diciamo, focus della lezione, che anche oggi sarà un percorso. Intanto fammi dei cerchi con la testa, tre in un senso, tre nell'altro. Un percorso che ricalca quasi fedelmente, credo, gli esercizi della settimana scorsa, affinché nella memoria motoria, diciamo che la memoria motoria faciliti l'esecuzione degli esercizi, perché quello che ti chiedo oggi è di fare gli stessi esercizi che ovviamente ti ricorderanno, pretendo che tu le ricordi, però sicuramente avendoli già fatti sarà più facile. Intanto passiamo alle spalle, solleviamo le spalle e le lasciamo cadere. Sollevo e lascio cadere, sollevo e giù. Metto le mani sulle spalle, disegno tre ampi cerchi in un senso, tre nell'altro. Dicevo, non ti ricorderò io tutti gli esercizi, ma avendoli già fatti sarà un attimino più facile recuperarli nella memoria motoria e faremo, attenzione, attenzione, intanto cambia giro, 30 secondi ad una buona velocità, ok? E 30 secondi a una velocità bassa. Questo perché intanto cambiamo, facciamo degli ampi cerchi con le braccia distese, tre in un senso, tre nell'altro, per non standardizzare troppo sull'allenamento, sul
minuto che normalmente facciamo. Vige comunque la regola, per rimanere sul focus della lezione, che la parte muscolare non deve arrivare a bruciare come proprio da fermarsi, assolutamente. Quindi per questo ti dico, intanto procediamo con l'allungo laterale della colonna, ti dico, lavora nei primi 30 secondi di ogni esercizio con una discreta intensità, ok? Non al massimo, non come quando ti dico guarda che c'è il leone affamato dietro che ti rincorre, per capirsi, un poco meno. Quindi per 30 secondi a una buona velocità e per 30 secondi, intanto cambia, ad una velocità decisamente più bassa. Rimane il tema del se sento bruciare troppo intensamente la muscolatura, in autonomia riduco l'intensità del lavoro. In questo modo, vedi, uno stesso percorso viene calibrato comunque sulle proprie capacità. Intanto sposto il bacino a destra e a sinistra su vari livelli di allenamento. Quindi mi allungo bene in alto con la colonna, mobilizzo bene bacino, schiena anche. Ok, quindi riassumendo, faremo un tot di esercizi, ciascuno per un minuto. Nei primi 30 secondi ci sarà una discreta intensità e nei secondi 30 secondi, bellissima questa, secondi 30 secondi ci sarà, intanto fammi il cerchio, una intensità decisamente più bassa, ok? Vige il criterio di sentire la fatica, ma non un bruciore muscolare estremo. Quindi, oltre a cambiare il senso del giro di questo esercizio, ciascuno nel proprio livello di allenamento, se sente bruciare eccessivamente i muscoli, deve far partire un attimino prima la parte più leggera. Quindi, anziché fare 30 secondi di massima di intensità alta, diciamo non massima, ok, deve rallentare un pochino. Fammi cerchi intanto con le ginocchia, come vedi, lasciami le mani sui fianchi per lasciare proprio fermo il bacino, e quindi l'altro giro. Non ci sarà nemmeno la fase cosiddetta didattica, nel senso dove ti spiego un po' in anticipo gli esercizi, perché sono esercizi già visti anche la settimana scorsa. Intanto portami il peso sull'interno e sull'esterno dei piedi. Li abbiamo appunto già visti la settimana scorsa, quindi sarà piuttosto facile, diciamo, recuperarli a livello di memoria. Intanto alzami bene i talloni, scaldiamo le... Hai sentito? Cric croc. Allungati in alto bene con la colonna. Molto bene. Allora, ci dirigiamo camminando, vai verso il tuo bicchiere d'acqua, un sorso d'acqua. In realtà io, guarda qua cosa ho recuperato, il mio super pizzino, solo un sorso d'acqua. Allora, iniziamo. Intanto stai in marcia, ti spiego un'ultima cosa. Ogni 5 esercizi cambiamo attrezzo, partiremo con i pesi, poi c'è il loop, poi ancora i pesi, poi senza niente, poi quadrupedia, poi MET. Ok, comunque te lo ricordo io. Tieni tutto a portata di mano, quindi vai a recuperare. Io ho tutto qui, come vedi, sul divano, in modo che sia facile il cambio e non ci sia una perdita di secondi preziosi di allenamento. Partiamo con i pesi in mano. Mi raccomando, non stai con un peso molto molto leggero, ok? Quindi un chilo, diciamo, va molto molto bene. Rimaniamo in passeggiata, in camminata per una quarantina di secondi e poi iniziamo e inizieremo con lo step touch laterale. Quindi in alcuni esercizi basta sentire avere i pesi in mano, d'accordo? I pesi in mano, abbiamo già 2 chili in più. Molto bene. Allora ragazzi, 20 secondi e partiamo con lo step touch laterale, che è questo esercizio. Metteremo i pesetti in appoggio sopra i fianchi, ok? E per 30 secondi faremo velocemente l'esercizio, nei secondi 30 andremo invece più leggero, più piano come ritmo, ok? Ci prepariamo, pronti,
Vai, veloce, step touch, laterale, veloce, veloce, bassi, non leggiamo, anzi in realtà per farlo veloce non serve il molleggio, dobbiamo solo stare bassi e andare veloci, veloci, lungo il passo e veloce l'esecuzione dell'esercizio. Vai, 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 più veloce di me, più veloce di me, più veloce di me e siamo a 30 e quindi più lungo e più lento, più lungo e più lento, più lungo. Qui sì che ti chiedo invece di molleggiare un po', ok? Molto bene. Il prossimo, vediamo che cos'è, kickback con boxing, ok. Il prossimo sarà di fare il cambio peso con box. Lo realizzi non appena lo faccio. Continuiamo ancora per 7 secondi circa. 3, 2, 1, intanto cambia peso e fai kick, aggiungi il box di un braccio e vai veloce, 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 30 secondi, velocissimo. Io faccio box con il lato del kick. Vai veloce, vai veloce, vai veloce, vai veloce, vai veloce, vai veloce. E 30 secondi sono passati, quindi più molleggiato e più lento. Adesso metterò a posto il mat che dà questa diagonale che mi dà fastidio. Non troppo alto il braccio, sotto il livello della spalla. 15 secondi ancora, poi ci sarà lo squat con relevé. Ancora 7. E stop, ok, squat più relevé, attenzione, gambe separate poco più delle anche, squat più relevé, squat più relevé, vai veloce, 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 come un po' un burattino, la schiena non muove le vertebre, è una tavola, resisti in velocità, resisti in velocità, e voilà, rallenta, approfondiscimi bene l'addome, cura di più l'esecuzione quando l'esercizio è lento. Molto bene, ancora una quindicesima, no, di secondi, poi ci saranno 30 secondi di mezza corsetta sul posto e 30 secondi di, diciamo, marcia sul posto. Ancora 5, 4, 3, 2, stop, corsetto sul posto, 30 secondi così e poi 30 secondi di marcia più lenta, vai, 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 abbastanza veloce, spalle giù, colonna lunga, resisti ancora, 3, 2, 1, continua con la marcia, allungati in alto, spingi bene con la pianta dei piedi, giù bene le spalle. Ossigenati bene, ancora 15 secondi di marcia e seguiranno gli esercizi per le braccia, il cosiddetto esercizio che ho chiamato, da sempre lo chiamo, due direzioni avanti e dietro, con tre insistenze. Stop, unisci le gambe, stringi le cosce, stringi i glutei, allungati, pesetti davanti alle spalle, tre volte spingo avanti i pesi, 1, 2, 3, gomiti, stendo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dietro, 1, 2, 3, avanti, 1, 2, 3, dietro, 1, 2, 3, stringi le cosce, stringi i glutei, forte la statura, asse del corpo, 1, 2, rallenta, bene, stringi i glutei bene, 1, 2, ossigenati, 3, gomiti, stendo, 1, 2, 3, e ancora, 1. Terminato questo esercizio, fra una decina di secondi, metteremo giù i pesi e prenderemo il loop. Velocemente lo metteremo tra
entreremo con le gambe, precisamente ora, giù i pesi, prendi il loop, entra con le gambe, posiziona il loop appena sopra la linea delle ginocchia e vai veloce con il doppio step laterale, veloce basso, veloce basso, veloce basso. Guardare anche il prossimo. Ok, tieni, tieni, stai basso e veloce, basso e veloce, basso e veloce, basso e veloce. Non abbiamo il tempo di molleggiare in velocità di esecuzione, adesso invece rallento, allungami bene il passo, rimani in molleggio, allungati in alto con la colonna, pensa bene al tuo giro vita forte che protegge l'area lombare. Ragazzi, il prossimo fra 10 secondi sarà una marcia veloce, e una marcia lenta, 30 secondi veloci, 30 secondi lenti. La marcia la chiamo a pinguino, visto che abbiamo il loop, precisamente adesso, vai veloce, tira sempre il loop, tira sempre il loop, vai veloce, vai veloce, vai veloce. I piedi sono e restano separati. Dico pinguino perché ci si sente un po' strani nell'appoggiare i piedi così, giusto? Vai, 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 intanto sbircio il prossimo, rallenta, rallenta un po', rallenta un po', scuotere deve essere il prossimo, rallenta un po' e alza un po' il ginocchio, rendi un po' più ampio il movimento delle braccia, allungati in alto con la colonna. 15 secondi ancora di marcia sul posto e a seguire squat con relevé, ok? Abbiamo già fatto. Molto bene, fra 3, 2, 1, piazza i piedi poco più larghi delle anche in parallelo, squat, raggiungo bene la postura eretta, relevé con estensione delle braccia e vado veloce, bene l'estensione, devo raggiungere proprio la verticale con il busto, vai veloce, vai veloce, vai veloce, ossigenati bene. Vai veloce, bene l'addome, bene la schiena, rallenta, stretti bene i glutei, molto bene, voilà, ancora 15 secondi di questo esercizio, poi lavoreremo con le abduzioni, 30 secondi rapidi, 30 secondi lenti. Ci capiremo subito non appena inizieremo l'esercizio. Esattamente ora. Gambe vicine, piedi, o meglio, piede sinistro in appoggio, gamba destra fuori, veloce, 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 veloce. Quasi non, quasi appena appena sfioro con il piede da quanto vado in velocità. Dai, 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 ancora 5 secondi, resisti, resisti. E rallenta. Allungati bene in alto con il busto, né? Fra 20 secondi, ovviamente, non ci resta che fare l'altro lato. Ulala! Ti avviso che ci sono due pagine di esercizi, ci stiamo avvicinando al fondo della prima pagina. Allora, 5, 4, 3, 2, cambio gamba, punta, trova l'equilibrio, vai veloce, veloce, veloce. Il piede appena appena sfiora, mi allungo bene in alto. Trova un punto di equilibrio se proprio ti trovi in difficoltà. Mi ossigeno bene. Tengo il giro vita, spalle abbassate. Terminato questo esercizio, intanto rallenta. Terminato questo esercizio ti dicevo andiamo, togliamo rapidamente il loop e prendiamo rapidamente i pesi, il tutto avverrà in pochissimi secondi, ok? Ancora una decina di questo esercizio, abbiamo gli esterni coscia, le anche belle provate, 5, 4, 3,
1, via il loop, prendi i pesi, mettiti alla seconda, quindi ginocchia ben aperte, spingi indietro i femori, punta in fuori e vai veloce destra e sinistra. Pensa di toccare il ginocchio, ma il giro vita, ti ricordi, è d'acciaio e forte, si piega solo la parte alta della colonna, la lombare no. Vai veloce, veloce, veloce per l'inizio e rallento, rallento. Tenuta del giro vita, tenuta. Pensa di avere proprio un cilindro rigido che gira attorno al tratto lombare, quindi non piegare la lombare, solo nella parte alta ti muovi. 15 secondi ancora e passiamo al twist. Addome scavato, glutei contratti, 7 secondi. 3, 2, 1, stai basso qui, mani, twist and box veloce, fermi immobili con il bacino, twist and box, veloce, 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 ferme le gambe, immobili le gambe, né? Bacino immobile, la parte alta che fa twist, braccia sotto il livello delle spalle. Ancora pochi secondi di velocità e quindi piano e ampio il movimento. Continua con questo perché io giro pagina. Voilà! Vediamo se vedo da qui, sì. Allora, ancora 15 secondi, vai. Stai ben giù, spingi bene indietro le ginocchia, allungati in alto bene con la colonna. 3, 2, 1, fuori le braccia, veloce, twist. Le braccia sono tese, si muove il torso, bacino immobile. Non sono le braccia a muoversi, eh? Le braccia non fanno niente se non rimanere sulla stessa posizione. È il twist che fa generare un movimento nello spazio anche delle braccia. Veloce, pancia scavatissima e allungata nella la schiena, stai giù, stai giù, stai giù, e lento, lento e più ampio, lento e più ampio, lento e più ampio. Continua. Molto bene. Come senti il tuo girovita? Tieni l'addome. L'ombelico approfondito, la colonna ben allungata in alto. Tra una decina di secondi riprenderemo la marcia sul posto e ogni tre faremo, come la settimana scorsa, un kick per toccare il tallone nella parte interna, precisamente. Ora, marcia sul posto, ogni tre, 1, 2, 3, kick, 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 1, 2, 3, vai veloce, 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 forza, 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 veloce, quasi appena accennato dalla velocità supersonica. Molto bene, rallenta un po', alza un po' la gamba, aumenta un po' col twist, tesa la gamba di terra, teso bene il busto, mi raccomando. Oh, abbiamo girato pagina, lo sai? Molto bene. Allora, 10 secondi ancora di questo e poi faremo l'analogo toccando il tallone all'esterno, ok? Precisamente ora, 1, 2, 3, kick, 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 1, 2, vai veloce, molto bene, 7 secondi circa ancora, poi vai, 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 e poi rallentiamo, ora, 1, 2, 3, kick, 1, 2, alziamo un po' la marcia, questo l'ho chiamato quello della foto strana, ti ricordi? Alza un po' il piede, 15 secondi ancora, poi metteremo giù i pesi, senza loop e senza pesi faremo a corpo libero, senza minimo di carico,
Quindi esplodiamo in termini di velocità nei primi 30 secondi. Giù i pesi, marcia alta, marcia alta, marcia alta, su, alta e veloce, alta e veloce, alta e veloce, alta e veloce. Tesa la gamba di terra, ampio il movimento delle braccia, vai, vai, spingi bene con i piedi. Forza, 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 forza. 5 secondi ancora, sulle ginocchia bene, sulle braccia e rallenta. Un po' più basse le ginocchia, un po' meno ampio il movimento delle braccia. Molto bene. 20 secondi continua così. Il prossimo sarà squat più releve. Noto questo esercizio è già noto, senza pesi, senza loop. Andremo come le proprio velocissimi nei primi 30 secondi. Ancora 5, 4, 3, 2, preparo, preparo, resto, squat, dritti, relevé, veloci, voilà! Vai, 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 vai! Compatto l'addome, compatta la schiena, proprio dei burattini, dei lighidi, tipo i omini della Lego, movimenti a segmenti, 3, 2, 1, ancora ma lento, giù, bene diritti, su, giù, bene diritti, su, ancora, continua, vado a vedere il prossimo, non ho messo il quaderno in un punto terrificante dove non leggo, ma sarà semplice, lo step, laterale, step touch, laterale eseguito alla velocità della luce per i primi 30 secondi e poi un po' più lento e un po' più ampio. Stop, eccoci, vai, basso e lungo, basso e lungo, basso e lungo e veloce, 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 veloce. Le ginocchia non hanno il tempo di molleggiare, resto giù, resto giù, resto giù. Resto giù, resto giù, resto giù. Vedere anche prossimo, ok, 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 ho tutto in testa e voilà, rallenta, rallenta, non poi tanto, né? Voglio che molleggi, che allunghi ancora di più il passo, che curi di più la postura a livello di girovita, di allungo della schiena, molto bene. Ripeteremo fra 10 secondi la marcia, ogni 3 kick front toccando il tallone nella parte interna, ok? Precisamente ora, 1, 2, 3, tocco, 1, 2, 3, tocco, veloci come i razzi, vai, 1, 2, 3, kick, 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 1, 2, 3, vai, 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 vai. Vai, siamo senza loop, siamo senza pesi, andiamo in velocità. Vai, 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 3, 2, 1, rallenta. Su, più sulla gamba, più twist, più controllo di movimento. Molto bene. Ancora una ventina di secondi, poi faremo l'analogo toccando il tallone sulla parte esterna, ok? 10 secondi, su bene la gamba, tesa quella di terra, teso il busto, pronti, vai, cambia, 1, 2, 3, tallone sull'esterno e vai veloce, 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 1, 2, 3, kick, 1, 2, 3, kick, 1, 2, kick, 1, 2, 3, 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 vai, vai, vai. Ossigenati bene, ancora, poco, resisti, lento, più ampio, lento, più ampio, forte esagerata, forte esagerata, ok, vai. Poi ragazzi, mentre ci divertiamo a fare foto, faremo i prossimi esercizi sul mat. Quindi pochissimi secondi per prendere il mat,
ok? Mettersi sul mettere, precisamente now. Quindi avvicina il mettere, mettiti sul mettere in quadrupedia, ok? Qui in quadrupedia rovescia i piedi, vai dietro. Ah, ti ho ingannato, è su. Vai, veloce. Dalla quadrupedia alla verticale, anche con releve. Su. Vai. Vai veloce più che puoi, attenzione alle ginocchia. Ultimo, e poi non è un vero ultimo, ma un vero penultimo, perché più lento. Su, bene, giù, cammino, torno, e su. 15 secondi ancora e ci fermiamo in quadrupedia per i piegamenti sulle braccia. Voilà, ultimo, fermati giù, stop. Rovescia le dita dei piedi, schiena dritta. Vai, veloce, piego e stendo le braccia, velocissimo. Ossigenati bene, schiena dritta, come una bacchetta, giro vita forte. Forza ragazzi, i nostri tricipiti ringrazieranno, né? Giro vita, schiena, sono forti. 3, 2, 1, solo rallenta. Giù, su, coordinati bene con il respiro. Molto bene, ancora 15 secondi lenti e quindi passeremo all'esercizio a Z con le gambe. Ulala! Ancora 5, 4, 3, 2, stop. Siamo a Z, o meglio, in ginocchio, braccia avanti, alterno la Z a mi siedo con i glutei sui talloni. Z. Dritti, talloni, giù. Z, dritti, talloni, giù. Vai, viene veloce. Appena accennata la Z, ma tanto si sente. Forza, poi la faremo più ampia. Adesso, più ampia. Ben allineato il corpo. E giù. Ben allineato il corpo e giù. Ancora 15 secondi e a seguire ci saranno gli 8 movimenti dalla posizione di quadrupedia che ormai abbiamo imparato a conoscere e precisamente ci prepariamo ora. Quadrupedia, dita dei piedi rovesciate, piega 1, stendo 2, alzo le ginocchia 3, glutei dietro 4, su, su. Giù, giù, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce ne sta un altro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, resta, ripetimi i piegamenti sulle braccia, veloci, prima 30 secondi, forza. Poi dopo questo esercizio, amici, ci manca l'ultimo blocco di esercizi, gli ultimi 5. Vai, 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 vai. Compatti nella schiena. Giro vita d'acciaio. Forza, forza, 5 secondi. E quindi ora lento, ragazzi. Giù, su. Cura bene l'inclinazione della schiena, eh. Testa che quando scende va tra le mani, non tocca suolo, ma la direzione è quella. Quindi il peso resta avanti. Ancora una decina di secondi e poi ci mettiamo sul fianco destro, ok?
Ok, ora ragazzi, fianco destro, fammi vedere gli ultimi. Ok, fianco destro giù la testa, gambe unite, vai, su veloce, 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 molla giù bene la testa, molla giù la testa, tieni i glutei contratti, giù il peso della testa, importante. Ulala, ulala, ulala. Forza, senti i muscoletti qui di lato, né? E lento, su, giù. Stretti i glutei, addome scavato, molla giù la testa, attenzione che si tende a rullare un po' all'indietro, mantieni bene l'orizzontale del corpo, c'è la linearità sul side, sto perdendo ogni connessione con l'anatomia e le posture. Aiuto, 5, anche meno, 3, 2, 1, cambio lato, 30 secondi veloci, 30 secondi lenti, vai, più o meno siamo come l'altro lato, veloce, 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 più stringi i glutei, più stringi le cosce, più tieni l'addome, più riesci ad andare in velocità, molla giù la testa, di peso, tieni forte la linea pube esterno, né? E piano. Ragazzi, siamo tostissimi, eh? Ancora una decina di secondi prima di eseguire insieme bridge. Noto esercizio fra 5, 4, 3, 2, stop. Mettiti pancia in su, io mi giro di qua perché vedo meglio l'orologio, altrimenti rischio di non guardare la lancetta. Vai, su e giù veloce per bridge. Vai veloce, vai veloce, vai veloce. Glutei sempre contratti, addome sempre scavato. Bene la spinta in avanti delle ginocchia. Forza, 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 forza. Molto bene, molto bene. E rallenta. Up e giù. 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 Mi ossigeno bene. Fantastici, gli ultimi 7 secondi. Ulala, ci sarà poi butterfly. Ok, avvicina bene i piedi al corpo, alza i talloni, alza il bacino a bridge, apro e chiudo veloce, sfarfallo letteralmente con le ginocchia. Glutei contratti, coccige scavato, in sotto verso il pube, addome approfondito, anche proprio l'area del ventre. Vai, tieni alti i glutei, tieni ancora pochi secondi di velocità e poi lenti i prossimi 30. Ok, rallenta, cura l'esecuzione di più, glutei, coccige verso il pube, ventre scavato. Ragazzi, non manca veramente molto, davvero un esercizio dopo questo. Dopo questo esercizio ci giriamo pancia in giù proni e eseguiremo lo swimming. E precisamente adesso mettiamoci proni, quindi pancia in giù, eleva le gambe, nuota, nuota, veloce, 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 veloce. Pancia scavata, stacca l'ombelico da terra. Ho la lancetta là dietro. E rallenta, abbassa un attimo braccia e gambe e quindi su e fuori l'aria, nuoto, nuoto e giù. Su, nuoto, nuoto e giù. Su, nuoto, nuoto, nuoto e giù. Su,
Nuoto, nuoto, nuoto e stop. Solleviamoci. Piano, andiamo in rest position. Glutei sui talloni, allungati bene. Tirati un po'. Là là. E adesso ci prepariamo per una fase spettacolare della lezione. Se sei anche ancora giù, fai pure l'operazione. Tolgo le scarpe, tolgo le calze, recupero la pallina, la appoggio a terra. Via questo loop, questo foglietto, un goccio d'acqua ce lo siamo meritati. Stiamo in per qualche minuto solo con la pallina in piedi. Quindi andiamo a stimolare bene la nostra circolazione, che come ti ho già spiegato, proprio la circolazione venosa ha una sorta di cuore nel piede che andiamo a stimolare. L'esercizio, ragazzi, è sempre questo, ci sono un sacco di varianti, ma questo è stimolare l'arco plantare. Va, qualche ti dico io quando fare il cambio piede, eh? Vai con le tue capacità a livello soprattutto sensoriali, ovvero devi sentire l'efficacia, cioè anche quel piacevole doloretto sotto la pianta del piede che non deve essere eccessivo. Vai proprio sulla totalità della volta plantare. Molto bene, lasciami le spalle giù, vai ancora un po'. Questo esercizio lo potete fare anche in autonomia, cioè vi togliete le scarpe, tac, si fa, anche solo per riscaldare i piedi, a volte anche proprio aiuto a dormire meglio, veramente, e lo potete fare dai 3 a 5 minuti per piede, provate con 2-3 minuti, fate insomma, adesso stiamo facendo 1 minuto e mezzo all'interno comunque di una lezione, infatti adesso facciamo il cambio. E quindi provate su di voi. Alla sera veramente se sentite anche i piedi affaticati, i piedi un poco gonfi, contratti, con un po' di crampi, fatelo 2-3-5 minuti per piede. Non di più perché poi magari potrebbe diventare attivante. Comunque prova chiaramente su di te il tema. Però veramente ti riscalda i piedi se adesso che la temperatura, insomma, E quindi ti aiuta veramente anche a rilassarti. Infatti approfitta per fare dei sospiri, mollare le braccia, mollare le spalle, lasciare cadere bene verso il basso le energie, nel senso di scaricare, non di deprimersi, ma di lascio andare. Poi in realtà c'è questa parte un po' più mentale di scarico e una parte invece in opposizione che deve risalire, che è il sangue e che è poi il focus, il tema per cui lo facciamo all'interno di questa lezione. Molto bene, ancora una quarantina di secondi, dopodiché ci prepareremo con a portata di mano, sedia, cuscino e fascia. Molto bene, ragazzi, ancora 5, 4, 3, 2, 1. Allora, giù la palla. Andiamo a sistemare, come ho detto, io abbasserò anche il computer. Ci servono fascetta e cuscino, sedia. Approfitta se vuoi sorseggiare un po' d'acqua, un sorsino solo perché ci mettiamo giù. Se hai sudato un po', tampona.
Allora, un sorso d'acqua. Abbasso la camera. E ci mettiamo sdraiati, sdraiate, con la fascetta da una parte, il cuscino. Intanto prima mi sdraio, ovviamente. Centra bene la sedia sul metto, comunque rispetto al tuo, alla tua linea. Quindi tutto a portata di mano. Alza il bacino, sistema il cuscino, ormai sappiamo che è a limite con la linea dei glutei. Schiena ben allineata, lunga, braccia giù. Quindi gamba a gamba su, muovi i piedi facendo fare alle caviglie degli ampi cerchi. 2, 3, 4, 5, l'altro giro, 1, 2, 3, 4, 5, piedi flex, point veloce, 5, 4, 3, 2, 1, sgambetto, attenzione a non essere troppo vicini alla sedia, lascio cadere letteralmente, aspetta, lo sono io, percepisco la vicinanza, non vorrei mai, sgambetto con le gambe. E quindi bicycle, mi ossigeno bene, mento abbassato, colonna diritta, non lasciare che la colonna collassi in questo spazio vuoto, dagli lunghezza, mi fermo, rilasso un attimino, picchietto, le gambe le rilasso un po' prima di partire, gambe su, bene sulla verticale, addome leggermente scavato, non tanto, cioè più che altro ci serve per, ma quell'addome scavato ti serve per mantenere una buona postura della schiena, fai il giro dall'altra parte con i piedi e fammi piede flex and point, 5 spinte rapide, 1, 2, 3, 4, 5. Cado con il tallone al gluteo, sgambettando. Molto bene. E quindi bicycle, schiena sempre ben allineata. E quindi gamba gamba, adesso mi avvicino un po'. Gamba gamba, tre respiri profondi. Gonfio la pancia quando respiro e nel fuori l'aria invece mi attivo bene nella spremitura sia dei polmoni sia della powerhouse. Fantastico. Fascetta. Prendo il piede, partiamo dal sinistro, lascio il piede destro in appoggio, avvolgo l'avampiede, raccolgo le due estremità se non le voglio vedere a penzoloni, tiro bene in giù, gamba possibilmente distesa, quindi mettila laddove riesci a tenerla distesa, senti tirare le fasce, e quindi spingi il piede, faccio point and flex. Quando faccio point è inevitabile sentire la tensione delle fasce, giusto dei lati della fascia. Non devi cadere quando fai flex, ma devi offrire resistenza. 7, 8, 9, 10. Fai fare al piede dei cerchi sempre con la stessa modalità, nella fase in cui il piede scende non deve subire il fatto che la fascia tiri in giù. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'altro giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, resta in stretch, piede a martello,
Pareggia bene le anche, tira la gamba fino dove riesci e quindi fai scendere l'altra gamba. Tieni l'addome scavato, tesa la gamba, pari le anche, mento giù, ginocchio teso in linea con la spalla, dello stesso lato ovviamente, e aumento bene lo stretch. Porta la gamba leggermente verso l'interno, tenendo forti puntati i gomiti giù, sempre tese le fasce laterali, la fascia stessa, porta verso l'esterno, punta i gomiti per dare sostegno alla gamba e ritorno. Voilà, recupera la gamba che era a terra, la porti alla fascia. La avvolgi a livello dell'avampiede. Voilà, voilà. Tesa l'altra gamba. Andiamo con gli esercizi. Tiro la fascia. Faccio point and flex con resistenza nella discesa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, faccio i cerchi, oppongo sempre resistenza, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'altro giro, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, voilà. Stretching. Orienta bene la gamba, pareggia le anche, inclinala un po', poco prima della verticale se occorre, pari le anche, giù quell'altra gamba. Tira il piede a martello, orienta bene il ginocchio verso la spalla dello stesso lato, spalle giù e anche i gomiti. Tira la gamba mantenendo allineate le anche. Continua a puntare bene i gomiti giù. E quindi porteremo la gamba un po' verso l'interno, gomito opposto giù. Senti che si crea, diciamo, supporto comunque per la gamba. Torno dall'altra, la fascia crea supporto. Gomito giù, gomito giù, gomito giù. E ritorno. Voilà. Tolgo, resto un attimino, picchietto con i pugni, le tibie. E quindi allungo le gambe verso la sedia, sistemati con il cuscino, trova la posizione più pacifica del mondo, eh? Proprio piena aria, comfort. Ecco, trovata. Tre respiri profondi. Gonfia la pancia esageratamente, nel fuori l'aria, svuota i polmoni e strizza bene il girovita fuori, 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 fuori. Fantastico. Con le braccia incrociate andiamo a sbloccare bene con il massaggio al collo i linfonodi del collo stesso, ormai lo conosciamo, mettiamo le braccia incrociate, gli avambracci proprio incrociati, le mani prendono contatto con la base del cranio e della mandibola, trascinando in giù le braccia si genera un piacevolissimo massaggio che deve essere davvero superficiale, né? Mi ossigeno bene. Wow.
mani sovrapposte sotto la clavicola destra e faccio il massaggio molto leggero solo verso sinistra. Quando torno a destra non c'è contatto con la pelle, faccio un giro alto, come dire. Ah, è sopraggiunto il secondo sbadiglio. Fammi sapere se sbadigli anche tu. Benissimo, vai con le mani nell'area inguinale dal pube agli ischi. Piano la pressione. Ok, rilasso un attimo le mani e le braccia. Nel frattempo preparo le gambe sulla verticale, le scuoto bene, tutte e due, le faccio percorrere come da una vibrazione. Quindi con le mani sulle quest'area, culotte de cheval gluteo, impasto. Impasto con enfasi, qui sì che ti chiedo una buona, non da farti male, né? Però devi impastare. Molto bene. Scuoti le gambe, rilassi i polsi, le mani, scuoti. Fermi le gambe e dall'altra parte. Vai sul culo del cavallo, esterno coscia, gluteo, laddove la cellulite e la ritenzione hanno sede, magari solo lì, dici, anche in altre zone, però principalmente sono le aree colpite. Voilà, rilasso, scuoto le gambe. Per completare bene, ragazzi, adesso faremo ancora qualcosa, ma per completare bene il momento detox, puoi seguire gli ultimi 20 minuti, 15-20 minuti della lezione Stretch and Detox. Intanto vai, anzi facciamo con entrambe le mani, ok? Di massaggiare la parte interna delle cosce in prossimità dell'anca. Torniamo a una pressione molto leggera, ok? Passa la metà delle cosce, sempre sull'interno, e quindi in prossimità del ginocchio, sempre sulla fascia interna. Quindi sul davanti, in prossimità delle anche, dividiamo sostanzialmente sempre in tre le cosce, stiamo nella parte centrale adesso, anteriore centrale, e in prossimità del ginocchio, quindi prendo proprio il ginocchio, accarezzo piano fino alla prima parte, diciamo, della coscia. Voilà, riposo un attimino i polsi, scuoti un po' le gambe. E quindi lento, cioè più che lento, leggero. Il massaggio in area trocanterica gluteo, esterno coscia, culotte. Metà della coscia e in prossimità del ginocchio sulla parte laterale. Voilà. Andiamo dietro in area anche gluteo, coscia. Eccoci qua, fletti un po' le ginocchia e fai bene la parte posteriore delle cosce. E quindi cavo popliteo, come se più comoda, comoda con la posizione delle gambe. E voilà, rilassa i polsi,
Vibra le gambe. Incrocia le braccia e un ultimo trattamento di sblocco per. Wow. Abbassi una gamba, abbassi l'altra. Sbadiglia. Se sopraggiunge lo sbadiglio, fai scendere una gamba poi l'altra, o meglio, rimani se puoi goderti il detox ancora come forma di relax, oppure come forma di detox vero e proprio collegandoti all'altra video lezione negli ultimi 15-20 minuti di stretch and detox, altrimenti come me procedi con attenzione ai vari passaggi, giù piano il bacino, ti giri sul fianco, ti sollevi sul gomito, riprendi via via conoscenza. Molto bene, vedo l'acqua come un miraggio, proprio letteralmente là sopra il tavolo, devo prepararla qui. Va bene, la vado a prendere. Piano, alziamoci. Se anche tu devi prendere l'acqua e alzarti, fallo lentamente. E quindi, ragazzi, godiamoci un po' d'acqua insieme. Voilà! Ti ringrazio, ti aspetto presto con la prossima lezione. Un bacio e a prestissimo. Grazie.